Progetto Car Detailing 1340 Mini John Cooper Works Anniversary Edition numero 74. Ecco qua un nuovo progetto di Car Detailing che vi presentiamo. Abbiamo questa Mini John Cooper Works Anniversary Edition, la numero 74 per la precisione, come simboleggiato qua sul cofano. Andremo intanto a eseguire lavaggio e decontaminazione per purificare tutte le superfici, lucidare e trattare il tutto con la nanotecnologia, carrozzeria, vetri, plastiche e cerchi. Mettiamoci al lavoro! Eccoci qua di nuovo insieme, pronti a raccontarvi tutta la storia della lavorazione. Abbiamo lavato e decontaminato ogni singola parte dell'auto per eliminare sporco stradale e agenti atmosferici inquinanti. Utilizzato tre fasi di lucidatura che abbiamo rimosso tutte le imperfezioni, poche ma presenti sul trasparente, e utilizzato un pollice di finitura finale per esaltarne al massimo la brillantezza e preparare l'auto per la stesura del trattamento nanotecnologico che conferirà alla carrozzeria, ai vetri, alle plastiche esterne e ai cerchi idrofobicità, brillantezza e facilità di pulizia per un periodo di tempo prolungato. Auto di appena 3000 km.
La maggior parte delle persone pensano, magari anche giustamente, che un'auto a questo chilometraggio sia perfetta e priva di imperfezioni. In realtà, per chi magari mi segue da tanto tempo o per chi ancora non mi segue lo scoprirà, ho trattato moltissime auto appena immatricolata. Un video che sta andando molto in voga è quello della Fiat 500X con appena 6 km di vita, in quanto mezzi, purtroppo, anche appena immatricolati, possono presentare moltissimi difetti. Io infatti chiedo in fase di preventivo sempre di vedere l'auto dal vivo, in quanto purtroppo reputo la fase di preventivazione poco professionale farla tramite delle foto o un video, mentre vedere l'auto dal vivo mi permette di comunque sia capire come è stato effettuato un preconsegna, conoscere anche le esigenze del cliente, le sue aspettative e insieme arrivare a cucire il vestito perfetto per la sua auto. Questo poi mi permette anche di consigliarlo al meglio dopo aver eseguito una lavorazione presso di noi, in modo che durante i lavaggi possa di nuovo riavere le medesime sensazioni di quando ho consegnato io l'auto per la prima volta. Qualora però uno è impossibilitato per mancanza di tempo e per altre varie dinamiche, ogni 3 o 4 mesi, bene o male, io consiglio sempre di fare un lavaggio di mantenimento presso di noi, in modo da comunque sia ricreare le stesse sensazioni, come dicevo poc'anzi, di quando vi ho consegnato l'auto per la prima volta. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, un bel like e seguite il canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i nostri contenuti. Da Valerio Cordoni, responsabile del Dipartimento Car Detailing della Carrozzeria Labronica, è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!